Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Eccomi di nuovo insieme a voi. Seguiamo insieme questo nuovo video. Allora, vediamo insieme questo piccolo video. Questo è il prefermento che ho preparato ieri sera, o quantomeno 6-7 ore prima lo dovete preparare, per fermentare bene. Vi metto le dosi all'inizio del prefermento. Ho messo le farine in autolisi. Io ho usato la farina cipolla che ha 12 farina di tipo 0, 12 di proteine. E la semola rimacinata di Altamura che ne ha 11. Allora, finita la mezz'oretta dell'autolisi, conoscete già il procedimento, è un passaggio che aiuta molto la lievitazione. Ci verso dentro tutto il prefermento. Metto ancora un pochino d'acqua, l'acqua l'ho messa non tutta, ma una buona parte, più della metà. Non vi do la dose perché a seconda della farina non è che, cioè l'autolisi bisogna bagnare per benino, quindi a seconda delle farine che usate ce ne può andare più o meno. Allora, continuo a mettere l'acqua che è rimasta piano piano, faccio girare in questo modo. Faccio amalgamare bene l'acqua, quella che è rimasta ne metto un po' per volta, così mi regolo anche perché questo impasto deve venire molto idratato. Scusate, dovevo abbassare il volume. Vedete, io ne avevo preparate 400 grammi, però ne ho usata intorno ai 360-370, perché essendoci il prefermento, se invece usate la pasta madre, potete mettere anche 400 g di acqua, ma il prefermento è molto liquido, quindi ho messo meno acqua. Avete visto, ho messo il sale non mettiamolo insieme al lievito, lo mettiamo dopo aver girato un pochino e porto piano piano a incordatura o quantomeno, vedete, quando comincia ad arrotolarsi. E quando l'impasto comincia a diventare un po' setoso, perché poi l'incordatura la finirò, io faccio girare un altro pochino adesso, la finirò con le pieghe. Ok. Faccio girare un altro pochino. Bene, io direi che così basta. Come vedete è molto molto morbido. Olio una ciotola e ci metto l'impasto dentro. Lo faccio rilassare un pochino il tempo che mi pulisco la ciotola. Gli strumenti che usiamo dobbiamo sempre pulirli subito perché, come sapete, se no indurisce poi l'impasto e diventa difficoltoso pulire. Ecco qua. Allora lo lascio rilassare prima un pochino. E poi ci farò due giri, soltanto due giri di pieghe, lascio mezz'ora dopo, anche un'ora dopo aver fatto il primo giro e poi farò un altro giro. Una volta finiti i tre giri, copro l'impasto. Allora, potete fare in due modi. Se volete farlo in giornata, avete preparato il prefermento la sera, coprite e lasciate 3-4 ore, il tempo che l'impasto aumenti di volume e cominciano a vedersi le bollicine. E altrimenti potete anche fare un passaggio in frigo, dipende sempre da quando avete fatto il prefermento, che comunque deve stare almeno 6-7 ore a temperatura ambiente. E facendo il passaggio in frigo, naturalmente poi la mattina tirate fuori l'impasto e procedete. E io lo farò adesso in giornata, quindi lo lascerò a temperatura ambiente
fino a che non aumenta di volume. Ci vorranno 3-4 ore, dipende molto dalle temperature, anche 5 se in inverno. Allora, passato il tempo, qui mi sono dimenticata praticamente di fotografare o di fare il video dopo le 5 ore di pressappoco di lievitazione. Mi ero dimenticata proprio che stavo facendo il video, scusatemi. Quindi già vedete che ho fatto un giro di pieghe, ho girato l'impasto sul piano di lavoro, ho fatto un giro di pieghe ma leggero, proprio piegato piano piano senza smontare troppo l'impasto. L'ho lasciato una quarantina di minuti, se volete anche un'ora, e procedo ora subito a formare i panini. Allora, divido l'impasto a metà, scusate, cambio il tarocco, così, vedete, ci sono belle bollicine, e vediamo, volendo si può dividere in quattro, fare quattro bei paninozzi, ma questa volta voglio farne un po' di più, quindi divido per tre, così, proprio a occhio, non è che dobbiamo star lì a pesare e aggiungere quello che manca. Dividendo per 4 naturalmente verrebbero più precisi, ma non importa, non è che li dobbiamo vendere e quindi ho fatto 6 forme. Poi formo i panini così, li arrotolo così, ecco, stringendo un pochino, farò dei panini lunghi. Questi sono i panini perché le ciabattine infatti non vanno formate, vanno schiacciate soltanto e lasciate lievitare, scusate. Quindi qui sto facendo, avvicino un pochino per farvi vedere meglio, sto facendo proprio dei panini un po' lunghi. Ok, piego e procedo così per tutti e sei i panini. Li appoggio, li chiudo bene, li appoggio su carta forno su una teglia, eccoli qua, che poi coprirò con un telo, dividendo gli spazi proprio con il telo e lascio lievitare almeno altre 3 ore. Prima di mettere il telo ho insemolato, ho messo la semola. Allora, una volta lievitati, li vedete ad occhio che sono pronti, si sono gonfiati, quindi 2-3 ore, regolatevi voi. Io li giro delicatamente, li giro sotto sopra prima di metterli al forno. Vedete, ho messo la carta forno sopra la pala, però ecco, li giro così delicatamente, piano piano, li giro sotto sopra. Leggermente li schiaccio non molto. E li vado ad infornare. Se vogliamo fare un taglio, lo facciamo dopo 5 minuti che abbiamo infornato. Apriamo un attimo il forno e facciamo un taglio veloce con la lametta. Ma potrebbero essere anche cotti così, senza taglio. Eccoli qua, vedete, io ne faccio tre per volta. Ho fatto anche il taglio, come vedete, su questi per farvi vedere. E lascio cuocere, gli altri li ho cotti dopo. Allora, il forno l'ho messo a 250, però dopo che si sono gonfiati ho abbassato subito a 240, poi a 220 e alla fine a 200, quindi dipende da come li volete, chiari o leggermente più scuri come questi miei. Ci è voluto pressappoco 35 minuti. Sentite? Spettacolo! Sono spettacolosi! Se volete fateli raffreddare un pochino, io li ho dovuti tagliare caldi perché a pranzo mio figlio con le nipotine e li ho messi già a tavola con i miei antipastini. Sono bellissimi lo stesso anche se sono caldi, vedete, ma sono profumatissimi, veramente buoni. Ecco qua, li ho messi con i miei antipastini, cose fatte in casa. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!